Allora, sentiamo, che tipo di boss vuoi essere? Non mi piace quel termine boss. Tutti quanti devono stare allo stesso livello. Team Randall! Signorina Tulip, quanto sei alta? Io sono alta. Cosa sono i tuoi capelli? Come pensi che ti debba rispondere? Ti chiami Tulip perché la tua testa ha la forma di un bulbo? Cosa? No, allora, quando sono nata ci sono state delle complicazioni. Oh, accidenti! Sei riuscita a sopravvivere? Ovvio. Ho tipo avuto un problema di respirazione, ma mi sono ripresa come un fiore perenne o qualcosa del genere. Mia mamma mi ha sempre detto questo. Quindi potevi chiamarti come una qualsiasi pianta perenne, tipo Rafano? No, non lo so, non ho scelto io il mio nome. Guarda, signorina Tulip, sei tu. È una margherita. Potrò non sapere a cosa servono questi cosi, ma qua manca qualcosa. Un ingranaggio. Sai dove possiamo comprare un ricambio? Oh, lo so, lo so. Benvenuti al mercato! Spazzate via i colpo vostri metallico problemi! Vi ha fatto male? Con questo prodotto non vi preoccuperete più! Aumentate i vostri passi! Che figo! Oh, che tenero! Penso che anche lei sia tenera! Quanto vuole per quell'ingranaggio? Ah, i suoi sono gusti costosi! Aspetta un attimo! È proprio un fiore carino quello! Intendi il mio caro personale dono che ho raccolto per la mia cara personale amica? Ah, valore emotivo! Mi scusi, ma non è in vendita. Troppo tardi, ora che l'ho visto, desidero solo quello! Ah, il prezzo che paghiamo per le cose che sogniamo. Va bene, prendilo pure! Il mio cuore meccanico si è rotto di nuovo. Spero che la garanzia sia ancora valida. Quindi? Beh, Wanwan, questo è un addio. Una nuova avventura! Dove ci rincontreremo di nuovo? Noi non ci rivedremo mai più. Abbandonerò il treno. Non posso portarti con me, ma starei con la gatta che sembra molto gentile. Oh! Se questo ti aiuterà ad andartene, capisco. Resta qui, farò sapere al conducente di questo enorme disastro. Addio per sempre, signorina Tulip!